Nell'ambito della visita effettuata dall'assessore alle infrastrutture, onorevole Marco Falcone, presso il Genio Civile di Agrigento, presente l'ingegnere capo architetto Rino Lamendola, si è discusso di un problema annoso che riguarda la viabilità delle strade della nostra provincia, della futura realizzazione della Mare Monti, che collegherebbe i comuni montani al mare, e si è anche discusso delle strade urbane ad Agrigento, che sono in uno stato pietoso. Allora, per quanto riguarda la strada Mare Monti, siamo nella fase di programmazione, di redazione, un po' più avanti della programmazione, siamo nella fase della progettazione esecutiva. Quindi, quando uscirà questo bando, daremo 120 giorni perché è un lavoro abbastanza delicato, daremo 120 giorni, quindi se il bando esce entro fine anno possiamo pensare che già in primavera i lavori ci possano essere pronto il progetto esecutivo. Noi siamo già pronti, manca soltanto il perfezionamento degli atti di finanziamento che devono arrivare da Roma, ma per questo sta lavorando l'assessore, credo che possa darvi informazioni più dettagliate, l'assessore Falcone. Che strada sarà? Non so, una strada nuova si adatterà a noi, percorsi vecchi. Ci saranno tratti nuovi, ma tendenzialmente viene ammodernato il tracciato vecchio, quindi verranno interessati tutti i comuni di Bivona, Cianciana, Alessandria della Rocca, Villafranca Sicola, Lucca Sicola, Burgio, Cammarata, San Giovanni Gemini. Veramente è un'opera colossale, quindi che impegna risorse della regione, che poi sono fondi comunitari, come dicevo prima, per 123 milioni di euro. Noi siamo stati incaricati un mese fa, in un mese siamo riusciti a preparare il progetto del servizio, il bando, insomma tutta la documentazione di gara pronta perché si possa partire prima possibile con la progettazione esecutiva. Tutti i progetti che la provincia ha consegnato alla regione siciliana sono stati tutti finanziati. Anzi, l'abbiamo stamattina alla presenza dell'ingegnere Napoli del Libero Consorzio di Agrigento, abbiamo stimolato la provincia o l'ex provincia a darci altri progetti. Oggi vi racconto anche una cosa. Oggi abbiamo voluto percorrere la strada più disestata tra Camarata e Lucca Sicola, che appunto è la SP24 e la SP35. Sono strade queste che diventano quasi delle mulattiere e lo abbiamo fatto perché mi insegna il dottore Kwame Ciche che un medico può curare bene il malato se lo visita. Quindi un amministratore, se va sui territori, nei territori più degradati, può conoscerli e può dare la cura. Adesso arriveranno i fondi per le strade urbane. Poco fa abbiamo intervistato il sindaco ed è una cosa ci ha anticipato che gliel'avrebbe chiesto. Agrigento è distrutta nelle strade urbane. Ci potrà essere finalmente un sollievo per i cittadini della città che da anni sono abbandonati? Guardi, l'ambizione del governo regionale è quella di fare un grande piano stradale per le strade anche interne. Purtroppo in tutti i grandi centri, a iniziare da Agrigento, ma da Catania, da Palermo, se voi andate, sembra che queste città siano in una condizione di profondo degrado per quanto riguarda anche le strade interne. Attenzione, non è soltanto Agrigento. Questo perché? Perché da 20 anni la politica aveva deciso di non spendere più soldi all'interno delle strade urbane. Noi Perfetto. abbiamo prima lanciato intanto una grande campagna di riqualificazione delle strade urbane per i comuni al di sotto dei 2.000 abitanti. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro e già i comuni, li abbiamo dati ai comuni, a 82 comuni dell'isola. Dopodiché stiamo procedendo a un altro parco, a un altro piano di intervento. Stiamo soltanto valutando con Roma una riprogrammazione dei fondi. Noi abbiamo fondi del 2000, 2006, 2007, 2013, oltre che 14-20. Se Roma ci farà utilizzare questi soldi, potremo dare una grande boccata d'ossigeno per la riqualificazione delle strade urbane.